penso che possiamo ritenere chiuso. Artificiale della poesia che, secondo me, riesce. L'abbondanza, vieni dal tempo, grazie, e sogni l'abbondanza. Vieni dal mare, al capo del cuore, niente male. Vieni dal tempo, vieni dal mare, radice scelta. Grazie. Qualche parola di presentazione di Antonino Contiliano. Qua purtroppo stanno tre persone che hanno a che fare con la scuola. Un preside in attività, un ex preside e uno che recita la parte di professore ogni giorno. Questo fatto che a interessarsi di poesia spesso siano gli insegnanti di quella che è stata la scuola italiana mi sembra un fatto significativo. Cioè, ormai bisogna cercare gli stimoli al di fuori delle attività lavorative. Questo mi sembra abbastanza ovvio che la dimensione scolastica mi sembra tutto sommato abbastanza deprivante sia per gli insegnanti che per gli alunni. Detto questo, chi è Antonino Sicilia? Viene dalla Sicilia, una terra a cui personalmente sono legatissimo, ma non l'ho conosciuto in Sicilia ma su internet. Perché dico questo? Perché mi sembra che internet in questo momento, e penso che per i prossimi decenni, sia il nuovo campo su cui si giocherà il destino della parola scritta, dell'immagine, ma anche il destino della politica. Testi che mettono insieme le esperienze di vari poeti disponibili a rinunciare alla loro presunta proprietà intellettuale in nome di un'operazione sul linguaggio che faccia nascere un nuovo soggetto poetico, che non è dato più dal poeta lirico, che poi sarebbe l'equivalente del capitale, ne parlavamo prima, ma un soggetto collettivo. Si tratta probabilmente, è chiaro che le cose sono in fieri, quindi averla chiarita, passa attraverso anche la manipolazione del linguaggio. Se noi leggiamo oggi un poeta di 50 anni, pubblicato da Mondadori o da Einaudi o dalla confraternita berlusconiana, noi notiamo che loro continuano ad usare un linguaggio che tutto sommato io mi vado a leggere per arca, non c'ho bisogno di andare a leggere questi poeti. Il linguaggio, il modo di parlare riflette il modo di organizzare il mondo, il modo di organizzare il mondo è anche un modo economico, dando alla parola economia senso più ampio. Bene, Contiliano interviene sul linguaggio, un linguaggio che chiaramente è più strutturato rispetto ai canoni tradizionali o ai modelli percettivi a cui siamo abituati. E viene pure un tipo di poesia completamente diversa. Io non so se il paragone che sto per fare sia pertinente. A volte le poesie hanno il merito di suscitare delle associazioni che casomai all'autore non venivano proprio in testa. Certe cose di Contiliano mi ricordano un certo Jack Kerouac, ma dei testi meno conosciuti, perché Kerouac è famoso per i romanzi, è famoso per certe opere che hanno invaso la nostra cultura, ma lui era un poeta anche sperimentale, no? Che andava sul linguaggio e oltretutto abbinava poesia e musica. Ci sono documenti in cui leggeva le poesie accompagnandosi, mi sembra, col bebop, che era una musica dell'epoca, l'America. Bene, questi testi sono testi da cantare, da recitare ad alta voce. Piuttosto che dare trasparenza, come diceva, non significa dire niente, spot pubblicitario.